oggi è mediatica, necessaria e lucida. Lucida che in italiano può essere interpretato sia come riflettente che come mentalmente chiara. L'arte con contenuti universali che siano comprensibili oggi ma anche tra mille anni. L'arte che non guarda al passato. Oggi è già domani e per questo abbiamo deciso di creare questo contest per scoprire i nuovi talenti. Un libro, Fenomenologia degli stili di Renato Barilli, perché spiega come le innovazioni tecnologiche abbiano influenzato la cultura e quindi anche la produzione dell'arte di un periodo storico. Un piatto, un capolavoro come i tortellini. Una piazza d'Italia di Giorgio De Chirico, perché viviamo in un tempo sospeso, quasi metafisico. C'è una frase che Giorgio Morandi amava ripetere, che è che non esiste niente di più astratto del reale, un invito a guardare oltre alla superficie rappresentata. Riciclo, nell'eccezione più ampia del termine, quindi dalla bottiglietta di plastica sostituita da una borraccia.